amici, benvenuti in questo nuovo video di Paladins. Ultimamente stiamo divertendoci un sacco con questo free to play multiplayer online. Se volete provarlo anche voi, vi lasciamo il link in descrizione per scaricarlo gratuitamente. Questa è la schermata iniziale e da cui possiamo accedere ai nostri campioni. Per quanto il gioco sia in beta, ce ne sono già tantissimi. Abbiamo come sempre il nano baffuto, una versione di Ratchet & Clank, manca Clank. Oh, Clank, sei cambiato in questo periodo. E poi abbiamo anche un drago, il tipico soldato che invece di pensare a combattere vede tantissime donnine e pensa subito di provarci, perché mi sembra il mio. Già che siamo in questa schermata, ci teniamo a dirvi che sempre in descrizione troverete anche il link per il nostro contest esclusivo per ottenere questa skin di Ing. Se siete iscritti al nostro canale YouTube e alla nostra pagina Instagram, potrete avere due possibilità di vincerla. Se vi iscrivete anche ai social degli sviluppatori, ne avrete di più. Quindi partecipate numerosi e che vincano i 10 migliori. Come possono mancare i chest, ovvero gli spacchettamenti? Ormai è una moda pazzesca, ma sono sempre piuttosto divertenti. Quindi perché non aprirne uno e vedere che cosa contiene? Abbiamo trovato roba assolutamente epica e un duplicato. La cosa bella è che quando trovate delle carte che non vi servono, il gioco automaticamente vi dà dell'essenza che potete usare per comprare altre carte, se non riuscite a trovarle nei chest. Queste carte le potete utilizzare sempre nella schermata dei vostri campioni per personalizzare il loro equipaggiamenti. Uno è quello predefinito già sbloccato, gli altri invece li potete fare come volete. Se c'è una carta che vi piace, la comprate appunto con le essenze. E adesso andiamo subito a giocare. Ci sono tante modalità di gioco, alcune un pochino più facili, altre per quelli che ormai sono un pochino più esperti del gioco, ma potrete sempre creare anche la vostra partita personalizzata o giocare contro l'intelligenza artificiale. Visto che non vogliamo ritrovarci immediatamente contro i cattivi più cattivi del mondo e fare un fail così grande, tipo questo, tipo questo, che un giocatore dall'altra parte dell'universo ha deciso di sabotarci la partita. No, sempre così. Che cattiveria! Vai, clicca subito. All'inizio vi verranno date tre carte da cui scegliere. Una è già sbloccata, le altre vanno comprate con l'essenza. Inoltre avrete l'equipaggiamento. Noi non abbiamo avuto voglia per ora di personalizzarlo, quindi direi che andiamo su quello predefinito. Ricordatevi di premere subito I per aprire l'item shop e scegliere uno dei potenziamenti con i crediti che guadagnerete durante la partita. Spendeteli tutti perché vi conviene. Proviamo a rubare la vita ai giovanotti, così tanto energici, e dovrebbero lasciare un pochino al posto a dei teneri vecchiettini che si sono dimenticati il bastone, ma non escono mai senza cavallo di fiamme, senza il guanto da battaglia. Vuoi mica morire? Vuoi mica morire? Secondo me si vogliono First Blood, ma non sono stato io da farlo. Oh, dove è andato? Ehi, finalmente qualcuno che muore. Volevate lasciarmi senza uccidere? Siamo 2 contro 1. Uno, salvatemi! Sei morta? Grazie, c'è un curatore in questa squadra che posso insultare? Io potevo farti lo scudo, ma... allora ti odio. Ero distratto. Grazie. Nella modalità assedio, il nostro primo compito è quello di conquistare questo punto centrale. Quando la barra in alto si è arrivata al... Dove diamine è saltato questo? Ma Volpe se ne stava andando via. Sti giovani d'oggi quanto sono veloci! Sì, cioè... ma cosa mangiano, mi chiedo io? Scarafaggi? Quando arriverà al 100%, avremo ottenuto il primo punto e avremo spawnato il carretto delle caramelle atomiche. Possiamo pushare. Una volta che abbiamo portato il carretto, se ci riusciamo, nella base nemica, otterremo il secondo punto. Altrimenti saranno gli avversari a farlo al posto nostro, rimettendo la situazione in parità. Meglio se mi ricarico un pochino lo scudo. Ehi, ehi, muovi! Buon uomo! Sono veramente una killing spree, Cosa ci fai? La volpe! Ciao, volpe! Volpe, non sei crepa, stata no, molto c'è un tizio furba. Volante, uccidi il tizio volante. No, aspetta che sono stanco un attimo, ho bisogno dei miei tempi. Anche io sono sul carretto. Ok, è venuto a farsi ammazzare, non si preoccupare. Non vi avvicinate, sa? Ho l'alito pesante, andate guarda, via. Cosa mangi, amore? Andate via, io li sto tenendo lontani, vedete, con l'alito, non si stanno avvicinando. Oh, si sta avvicinando adesso, tranquilli, li spingo via! Attacco mentina? Gli ho dato una mentina, beh, i nonnini non possono uscire senza. No, le caramelle alla barbaro, si spawnano in tutte le tasche dei nonni. No, mi hanno incatenato! Aspetta, ti do lo scudo. Te l'avevo già dato prima, scudo quanto scudo catena, vuoi? Mi sento Andromeda, le cavelle dello zodiaco, guarda. Abbiamo un minuto per spingere il carretto ancora di pochi metri.
Scudo. Naturalmente sono un tank. Sono un nonnetto tank. E nessuno mi può tirare giù. Nessuno mi può ammazzare. Ecco perché sono vecchio. E perché sono arrivato a vecchio. Sei l'unico qui un po' vecchio, mi sembra. Gli altri sono tutti morti prima. Sono morto. Siete tutti inventati al mio funerale. Dovevi un po' morire anche tu, come tutti in questo mondo. Andiamo a ricaricarci ancora un pochino di questi oggetti speciali e riprendiamo il mio cavallo infernale. La badante mi ha detto di tenere chiappe al caldo, no? E quindi ho preso il cavallo infernale. C'è questa tartaruga ninja che si chiama George, che vorrei farla arrosto se non fosse che sono vegetariana. Guarda, vorrei sgusciarla e farci la zuppa e poi farmi un pettine col suo guscio. Aia, sì, la vedo, tranquilla, ti vendico subito, non grazie. Temere. Guarda, l'ho silenziati, disarmati, ma mi hanno buttato... Mi hanno trasformato in un pollo! Ma cosa è un pollo? Nonno pollo! No! Per un attimo ho visto la notte. Sì, ha detto good night, infatti, ma l'ho ammazzata poi. Push! Failed. Ma no! Come vedete, abbiamo portato il carretto molto vicino alla loro base, ma non siamo riusciti a contrastare la loro difesa. E quindi ci hanno fatto un punto sotto il naso. Aveva ragione la badante, con questo cavallo infernale, guarda, le mie chiappe stanno ad un bene, un toccasana proprio. Perché le chiappe al caldo poi? Che regia è questa? Oh, io faccio quello che mi dicono, E muori. Cos'è sta cosa? Mi hanno usato un'abilità maledetto. Speciale di drago. Maledetto. Guarda, mi ha ucciso in un colpo. No. Ciao, tartaruga. No. Muori, tartaruga maledetta. Devi crapare. Fai double kill. Fammi mettere un pettine. 1000 kill, muoio. Voglio un pettine, tartaruga, entro la fine della puntata. Sappilo. Sono salvo. Miracolo. No. Via. Come l'ho detto? Via. No, dove sono finito? Sono in un brutto posto. No, mi sono nascosto, nessuno mi vede, nessuno sa dove sono. Oh, che bello. Basta venire qui, non c'è rispetto per la terza età. Non c'è nessuno qui, non lo vedi che è un PvP? Hanno preso loro il punto? Oh, che bravi. Ho ucciso George. Brava, ti rendi conto che sono riusciti a fare loro il punto numero 2? Bravi, che devo dire, gli offro il gelato per congratularmi, cosa devo fare? Che animale è poi? Un gatto, un proscione, cos'è? Un gatto, la volpe, siamo tutti amici, se muovi, siamo felici. Sono morti tutti infatti, vai andiamo. Non possiamo fare niente, non possiamo al contrario. Non possiamo pushare al contrario, dobbiamo solamente aspettare che arrivino. Peccato. Sono arrivati. Dicevi? Si sono fatti sentire, vero? Aspetta, ne butto uno giù dal mondo. Se riuscite a buttarne uno giù dal mondo, sei epico. Io vi butto giù lo stesso, da qualche parte vi butterò. Vai! C'è! Slayer 2! Non devono pushare, devono morire, basta. Hai pushato verso di me proprio, mentre mi stavo addormentando. Era l'ora del riposino. Ma no, quel riposino non è 5 anni. Non si può mai dire, guardami che faccetta giovine. No, sono un pollo. Come sei un pollo? Sono un pollo morto. No, volevo vederti finché mi polla. No, peccato. Un po' polla lo sono sempre io. Come fanno a correre così tanto? Sembri un nanetto lì da giardino eppure corre come un facchino, è incredibile. Dai, ho fatto un sacco di uccisioni. Tu sei mio. Ma perché non me lo considera? No, uccisi tipo uno dopo l'altro. Dovrei darmi tipo un multikill. Uccisi tutti, li ho uccisi. No, non comunque va bene. Io vorrei fare una legge per abolire gli scudi. Vai via. To. E andiamo, vai, cavallone. Mia. Dagli un nome a quel cavallo. One. Fuocavallo. Ma sono nomi giovani, non li capisco poi. Non me li ricordo. Aspetta, cosa fa? Sto nano. Vieni qui, hai brucia, sbagliato. Brucia. Non è qui Biancaneve. Hai sbagliato film. Vai, posso uccidere. Posso uccidere Ratchet. Uccido tutti. Non mi importa come vi chiamate. Chalice. Tanto come ogni nonno che si rispetta sbaglierà il nome dei nipoti. Ovviamente. Quindi ma va bene. Perché i nonni sbagliano i nomi dei nipoti? Che poi sbagliavano anche il mio nome. Io ero l'unica nipote che avevano, ti rendi conto? Si vede che ci tenevano molto a te. Già, l'ho pensato. E mi butto via. Ciao! E io vi do fuoco. Ce l'abbiamo fatta, il punto è nostro. Se riusciamo a pushare fino alla loro base, la vittoria sarà intascata come la mia pensione. Devo andare a ritirare la pensione. Ma che idea, pensate, fate la creditare sull'home banking, no? Cosa sono i computer? Ma mai saputo, no, mai capito queste diavolerie moderne. Ma tu stai dando un guanto bionico. Ah, è un guanto bionico, non so, me l'ha regalato mio nipotino per il compleanno. Mi ha detto, usa sempre questo quando prepari gli gnocchi. Ma non stai prendendo gli gnocchi, stai combattendo. Sto combattendo.
Credo che stessi facendo la pasta. La pasta? Come cavolo la fai sulla pasta a casa tua? Sbattendo con forza sul pavimento la gente. Beh, effettivamente. Il nonnino! Arriverai fatto! No! Sei morto pure te in questo stesso istante. E mi stava arrivando con tutta la calma del mondo. E l'ho visto all'ultimo. Che felone! Mi serve super colpo per li buttarli via tutti. Ecco, li devo buttare via tutti. Via, 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 via. Cosa ci fai tu qui? Via, via, bifidone. Bifidone, dove ho messo il cavallone? L'ho perso. Scrifido, scrifido. Vai, 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 ammazzalo tutti. Dai, ce la possiamo fare, 7 secondi. Ce l'abbiamo fatta, dai. Manca pochissimo, andiamo in overtime. Andiamo in overtime, ma ce la faremo. Me lo sento, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Dai. La carneficina sto posto è diventata. Siamo tutti vivi, non sono morti quasi tutti. Se non ci facciamo ammazzare dal drago. Sono morta ora, che cavolo mi ha ammazzato? Chi è rimasto vivo? Il drago? Vieni carettino, vieni carettino. Chi vuole un gelatino? Tieni 50 euro. Ce l'abbiamo fatta, vittoria. Sono morta tipo 3 secondi prima. E ovviamente, indovinate un po', farà vedere la scena epica mentre mi ha preso in piena faccia. Voglio esserci, guardatemi. Pam! Pieno! E poi sai The Kiriair. E che bello, ha fatto la double kill. Ha ucciso tutti! Ha ucciso tutti! Wow! Vabbè, ho capito, ma un po' di calma, fai fare qualcosa anche agli altri. Cioè, vi rendete conto? Eravamo in 5 in una squadra e lui è riuscito a uccidere tre. Non c'è male. Alla fine di ogni partita, sia voi che il vostro personaggio saliranno di livello e ogni volta potrete avere la possibilità di sbloccare un chest per poi spacchettarlo più tardi. E già che ci siamo, perché non fare anche qui un bel PvP finale? Che cattiveria! Cosa? Quindi faremo una partita 1 contro 1 nei server personalizzati. Ciao! Brucia almeno un pochino. No, brucia. Ce l'ho fatta a ucciderti anche dopo la morte. Non me ne ho accorto. Ciao, basta. Quante ne hai? Le produci? Sì. Meglio se me ne vado. Ce la fa. No, sei qui dentro. Maledizione, maledizione. Mi sono curato per mia. Non stai prendendo fuoco? Mi sono curato. Ma allora le bombe incendiarie cosa te le do a fa? Aia. Mi dispiace. Ora subirai la mia ultimate. Dai, mettiti lì. No. Sei messa dietro l'angolo. Sì. Cos'hai anche tu le ultimate? No. Sì. Quanto era forte? Anche io l'ultimate. Quanto è forte! Ti ho preso come target e ti ho scaricato contro tutto praticamente. Maledetta! 10 secondi! No! No! Ce l'ho fatta! Vai, overtime! Sbrigati! E soffia! Con la forza! Usa la forza, Yoda! Mi hai fermato il push! Basta che non muori più! Se no vinca! Mi sa che hai vinto tu, però ti ho ammazzato più volte io. E guardiamo le gesta di Kiria, super potente mentre mi ammazza. Io non avevo preso niente, ma ti ho ammazzato 3000 volte ed era questo che volevo. Queste PvP, frega niente, avete punti di controllo, volevo solo ucciderti e darti fuoco. E questo significa che potete anche divertirvi in battaglie testa a testa contro i vostri amici, creandovi il vostro server privato mettendo la password. Secondo noi Paladins è un gioco veramente molto divertente e abbiamo mostrato solo alcune delle sue caratteristiche, perché le modalità da scoprire sono ancora tante e se vi farà piacere faremo tra un po' un altro video dedicato a questo free to play. Vi ricordiamo naturalmente di andare subito a scaricarlo cliccando sul link in descrizione. Fateci sapere qual è il vostro campione preferito dopo che l'avete provato qualcuno, così almeno ci direte qualche tattica magari utile per il prossimo video. Noi vi ringraziamo di cuore per essere stati con noi, ma prima uno spacchettamento. Come si fa a finire senza uno spacchettamento? Cioè, guardate un po' quanti pacchi bellissimi. Spacchetta con il San Valentino. Quello di San Valentino. Sto scherzando, te ne frega niente di San Valentino. Hai ragione, lo compro. Compra, super bellissimo con i cuoricini cuoriciosi. Ui, mi ha dato le rose da mettere in testa all'ente.
Che bell'uomo che diventa così. Siamo più tonali in partita. Ma sì, ma delirio più totale. Vuole assolutamente farci combattere di nuovo contro. C'è stato il brivido. Mamma mia, che paura. Grazie a tutti per essere stati con noi. E alla prossima con The Eternal Love. Ciao.